Buongiorno a tutti, oggi presentiamo Falco 14 Contabilità Semplificata, il nuovo software di FinSon dedicato alle aziende che devono gestire la loro contabilità in semplificato. Dalla barra dei pulsanti abbiamo il pulsante per uscire dall'applicazione, quello per riposizionare le finestre, la chiusura di tutte le finestre, l'apertura della calcolatrice, l'agenda, le note, il foglio elettronico integrato all'interno dell'applicazione, la gestione dei parametri come i parametri ambiente, le stampanti, i parametri contabili, la possibilità di selezionare con quale software aprire file XLS o PDF, impostare la posta elettronica e gli operatori per il CRM, la visualizzazione delle schede contabili, le schede clienti, le CRM, la visualizzazione dei registri IVA. Da questa versione del programma, il software permette di gestire fino a 12 registri IVA. La registrazione delle fatture di vendita, delle fatture di acquisto, delle note di credito clienti, le note di credito fornitori, la registrazione degli incassi a pagamenti, dei corrispettivi e degli importi non assoggettati a registrazione IVA. Inoltre, sempre da questa barra dei pulsanti, potremo andare a selezionare l'anno contabile sul quale operare. Dalla barra dei menu, invece, abbiamo il menu azienda, da dove potremo andare a selezionare l'azienda su cui lavorare, impostare i dati aziendali, aprire un nuovo anno contabile, creare una nuova azienda, importare i dati dalle versioni 11 e 11.5 del programma e il pulsante Esci. Dal menu registrazione andremo a operare tutte quelle che sono le nostre registrazioni contabili, come le registrazioni corrispettivi, delle fatture d'acquisto, delle fatture d'acquisto intracomunitarie con la possibilità di andare a eseguire direttamente il giroconto sull'IVA, le fatture d'acquisto in reverse charge, le fatture di vendita, gli importi fuori IVA, le note di credito clienti e fornitori, la visualizzazione delle registrazioni suddivise per acquisti, vendite e corrispettivi, l'annullamento o revisione di una registrazione, la registrazione di altri importi nel registro incassi e pagamenti, registrazione di incassi e pagamenti fattura, registrazione manuale di incassi e pagamenti fattura. Potremmo inoltre andare ad annullarli ed esportare tutti i dati delle fatture di vendita. Dal menu contabilità andremo a gestire i progressivi contabili, la stampa delle schede contabili, la visualizzazione di una scheda, la gestione di incassi e pagamenti, le registrazioni incassi e pagamenti, il riepilogo dei costi IVA, il riepilogo dei dati di registro incassi e pagamenti, la stampa dell'elenco fatture pagate e incassate. Inoltre potremo andare a registrare il bilancio previsionale, gestire i beni ammortizzabili, budget e scenari finanziari, gli indici di bilancio e la gestione delle ritenute da conto. Dal menu piano dei conti potremo andare a visualizzare e stampare il nostro piano dei conti, registrare una nuova voce di mastro di conto, impostare i conti più utilizzati, variarli o annullarli. Dal menu IVA potremo andare a eseguire le liquidazioni, sia annuale che per singolo registro, registrare il credito dell'anno precedente, visualizzare le nostre tabelle IVA, eseguire delle registrazioni nel registro IVA acquisti, corrispettivi vendite, visualizzare la situazione IVA sia per mensile e trimestrale, per singolo mese o per singolo trimestre, stampare il controllo dei registri, visualizzare il saldo della liquidazione e visualizzare la tabella delle nostre aliquote IVA.
scadenziario potremo andare a registrare, stampare, visualizzare e annullare le singole scadenze. Clienti, avremo la possibilità di gestire il CRM, visualizzare l'elenco con la stampa parametrica. Attraverso la stampa parametrica andremo a postare i valori che vogliamo stampare e i filtri che vogliamo andare a eseguire. Registrare un nuovo cliente, gestire un sollecito, variarlo, visualizzarlo o eliminarlo. Così come nel menu cliente abbiamo le stesse voci presenti all'interno del menu fornitori. Dal menu cassa e conto corrente potremo andare a registrare un movimento di cassa, un movimento di conto corrente cassa, registrare un nuovo conto, registrare un giro conto, registrare i singoli movimenti, visualizzare la situazione di cassa o conto corrente, variare e visualizzarli. Così come parimenti possiamo annullarli. Elettronica potremmo andare a generare e inviare le fatture elettroniche di integrazione IVA, visualizzarle e attraverso il servizio Finson Express inviarle direttamente al sistema di interscambio. Il programma è completamente compatibile con il servizio Finson Express, il servizio di Finson per firma, invio, ricezione e conservazione delle fatture. Dal menu varie, infine, abbiamo sempre la possibilità di aprire l'agenda, visualizzare le nostre condizioni di pagamento. Aprire il foglio elettronico, impostare lettere circolari, l'apertura delle note, la numerazione dei fogli, impostare i parametri di gestione e delle note, visualizzare la rubrica, inviare SMS attraverso il servizio Finson SMS, visualizzare le novità tasse fisco, eseguire la copia degli archivi, eseguire backup e ripristino degli archivi. Inoltre potremo andare ad archiviare documenti in formato elettronico. Gestire gli utenti, gestire la posta elettronica e importare i nostri listini da file Excel o MDB, così come potremmo importare i dati delle fatture di vendita. Grazie per averci seguito, buona giornata da Finson.